Studio, bentornati in un nuovo video. Oggi più disadattati che mai, ma andremo ad affrontare un argomento a me assai caro, ovvero l'argomento sopracciglia che, come vedete, ho poche, poche e così, e messe un po' così. E però, ripeto, la mia forma, bene o male, è questa. Da giovane le ho tolte solo un po' qua, quindi insomma, il destino è nel nome. Comunque, io sono Giusy, sono una makeup artist e vivo ad Amsterdam. Oggi addirittura col capello tirato su, quindi non vi dico in che condizioni è, non ve lo voglio dire. Viso completamente struccato, così tutta la mia bruttezza. Oggi andremo a parlare del Tattoo Brow, il nuovo lipstick di Maybelline New York. Allora, ovviamente chi l'ha ricevuto ha detto che è il prodotto del secolo. Allora, si presenta come un po' plasticaccia, devo dire la verità. Maybelline fa le cose di questo tipo, di solito le fa più caruccette. Questo sembra proprio plasticaccia brutta, fetosa, però chi se ne frega. E anche insomma, c'ha da una parte questa specie di pettinino triangolare con delle setole di plasticose, anche un po' rigide, che infatti penso mi scartavetreranno tutta l'epidermide. E da quest'altra parte c'è, sempre plasticone, questa pomade fatta a matitone, diciamo così. E dovrebbe essere colorata cioè ti colora e ti fissa. Così. Così non è molto chiaro perché comunque di solito chi lo prova c'ha sempre un po' il cespuglio, quindi qualsiasi cosa si fa, che bello tu, cioè, ma cioè, si vede poco insomma la resa. Allora, questo è il colore numero 3, medium brown, perché gli altri mi sembravano troppo chiari, troppo scuri o troppo rossicci. E quindi io diciamo direi andrei subito al sodo, no? Allora, quindi bisogna. Allora, intanto vediamo se ho preso, forse sì, sempre un po' caldo. Allora, già una cosa, allora se io stratifico un po', fa un po', cioè vedete questi grumetti, che forse dovrebbero un po' stare a ricreare l'effetto sopracciglio. Vediamo un po'. Quindi, io vado, eh. Chi si è visto, si è visto. Io vado. Allora. Tanto poi comunque la zona va ripulita. Quindi. Vado un po' a casaccio. Allora io ovviamente, cioè ovviamente, mi piace farle con la brow pen di NYX. E poi andare con una shade per fare poi insomma, per andare ad aggiustare la cosa, un ombretto in polvere. E quindi io vorrei trovare un metodo che mi velocizza tutta questa situazione. Ma non lo so. Allora, comunque ne ho usato un bel po', eh. Cioè, ne ho messo un bel po', non so se ho fatto bene, non so se ho fatto male. E adesso andiamoci a scorticare la pelle. Allora, non so se vedete. Allora, quindi questo lo toglie perché me lo sta togliendo. In teoria dovrei andare a pettinare, no? Questo serve a pettinare, le porto verso l'alto e quindi. Allora, se fate molto delicatamente sentite un po' meno dolore, ma in linea di massima fa un po' male. Fa un po' male se premete, soprattutto se premete per portare le sopracciglia verso l'alto. Vabbè, ha fatto questa cosa. È successa questa cosa. Io adesso, con la salvietta, potrei uscire così di casa, no? Sarebbe bello andare in giro e vedere la gente, gli sguardi delle persone.
però mi serve uno specchio. Allora, mi serve uno specchietto più per vedere da vicino che io sono ciecata. Prendo questo. Ah, perché poi mi avete chiesto com'è questo 2D, questo duo salto di palo in frasca. Com'è questo 2D Eyelighting, a lighter? È il Kilowatt Foil di Fenty Beauty. Io ho preso questi due perché ce n'erano diversi colori, tipo, sai, quello viola, rosa, c'è pure, non so se vi ricordate. È un, insomma, c'ha un'età. Io li trovo fantastici sia come illuminanti che come ombretti. E mi piacciono molto, li uso sempre, spesso e volentieri. Vabbè, sempre. Questo che vuol dire che fa. Questo è il mio preferito, anche se quello è più, insomma, vabbè. Come, non tergiversiamo più di quanto non abbiamo già fatto e andiamo a sistemare questa cosa qui. Questo stile marrabbio, no? Allora. Per chi non lo sapesse, Marrabbio era il papà di Kiss Milicia. Quindi vado a togliere. Che poi, cioè, sti prodotti metti, metti, togli, togli. È un po' uno spreco di prodotto, no? Perché, cioè, io lo sto andando quasi tutto a togliere praticamente. Vabbè. Vabbè, niente, comunque vado con la brow pen nella colorazione Espresso di NYX. Faccio un po' asciugare. La penna non scrive proprio benissimo su questa pomatina. Quindi insomma sono dovuta andare un po' così a calcare. E l'effetto più intenso di quello che faccio di solito. Perché di solito comunque mi piace che un po' si intraveda come più naturale. Questo è come se ci avessi proprio il sopracciglio più folto. Allora, come dire, non è il mio stile, non è il mio tipo, ma poi alla fine Allora, l'unico dubbio è che secondo me finisce subito perché. Cioè, ne vado a mettere un bel po' per raggiungere l'intensità. Poi comunque lo vado a. Diciamo per esempio, no? Lo sto riapplicando da questo lato. E ne metto così. Vabbè, mi è andato un po' a rovinare la punta della penna. Ma sto un attimo. È come se si fosse un po' attaccata alle setole, però adesso si sta riprendendo. Allora, diciamo che alla fine il concetto, la cosa è un po' quella della pomade per sopracciglia fatta in stick e quindi c'è cioè, l'effetto è quello lì. Quindi, come dire, non è male, però non è quello che volevo. Sono un bel sopracciglione, no? Bello intenso, Madonna quanto sei pelosa, levati. Vabbè, niente, come dire, sicuramente per chi ha le sopracciglia sarà diverso. E promosso, sì, se lo trovate tipo a un quarto del prezzo, perché a prezzo pieno è 15 euro. Se lo trovate tipo a 7 euro, sa, ogni tanto se acquistavone, queste cose si le fanno, allora sì, perché si consuma un bel po' di prodotto solo per un'applicazione, cioè.
Questo toccava qua, eh. Sembra un po' esagerato. Però sono curiosa adesso di vedere quanto mi dura. Quindi comincerò ad usarlo e poi magari vi dico quanti giorni mi è durato sto pomatone. E vediamo poi anche la. Sono un po' appiccicose. Cioè, non ci voglio andare a passare pure la polvere sopra. Cioè, ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Vabbè, e niente, quindi spero che il video vi possa essere stato utile. E grazie di tutto. Mi raccomando, like, condividete. Io trovo sempre, ripeto così, ma casomai, io trovo sempre veramente tante visualizzazioni, però pochi like. Che cosa vorrà dire? Cosa dovrei capire da questo? Cioè, fatemi capire. Dice, che cosa, cioè, guardi e fai, oh, che schifo, e lo chiudi. Vabbè, niente, un bacione.